Io avevo provato a fare la figlia scuola, questo ormai si sa, un po' noioso anche ripeterlo, insomma io avevo provato a prendere i diritti della figlia oscura nel 2007, mi sembra, che era il suo romanzo precedente all'Amica Geniale. Lei fu molto gentile con me in quell'occasione. Dopodiché appunto c'è stata questa proposta, tra i nomi che aveva fatto c'era anche il mio. Sono stato contattato appunto dalla casa editrice, e per quanto appunto mi sentissi abbastanza, avevo fatto la solitudine dei numeri primi, insomma ero stanco di un rapporto che poi il lettore avrebbe avuto con l'opera cinematografica, soprattutto di numeri così importanti, però l'occasione di lavorare in un universo così ben architettato, costruito, era troppo ghiotta per fare il mio mestiere. Perciò ho messo da parte la paura e ho, diciamo, vissuto di più il privilegio di poterne fare parte. Il rapporto con Ferrante è il rapporto che si ha con una persona con cui si lavora, ma che è a Shanghai, con lo Skype rotto. Perciò ci si scrive, ci ha aiutati in questa, soprattutto nella fase di scrittura, perché lei più di noi ha coscienza della sua storia, del suo romanzo, dei suoi personaggi, in un modo mai difensivo, ma anzi molto aperto al cambiamento. Io sospetto che lei desiderasse anche una trasposizione più infedele, persona intelligente, quale a mio parere, per dire che era in realtà affatto, come dire, possessiva rispetto alla sua storia. È stato un bellissimo rapporto, devo dire, la più grande testimonianza lei ce l'ha data con il romanzo, dunque abbiamo cercato di disturbarla il meno possibile perché il lavoro, il 95% sul lavoro l'aveva già fatto lei, almeno un 5% potevamo farlo anche noi. Però tutte le volte che poi è stata coinvolta e abbiamo avuto necessità di coinvolgerla, è stata molto sorprendente anche nella velocità. Non è automatico che una scrittrice sappia scrivere per il cinema, anzi. Invece, secondo me, lei ha un senso della scena e un senso del cinema molto profondo.